oggi in Cassazione, in Corte di Cassazione a Roma, la seconda e ultima giornata di udienze del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano a Farindola, in cui persero la vita 29 persone, fu travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Ieri proprio in Cassazione c'erano state le richieste della procura, del sostituto procuratore Riccardi, che aveva chiesto anche un nuovo processo in appello per l'ex prefetto Francesco Provolo. Per raccontare come è andata la mattinata di oggi, ricordiamo che la sentenza è attesa fra la serata di oggi al massimo domani, e abbiamo in diretta da Roma il nostro Luca Pompei. Luca, buongiorno. Buongiorno Marina, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Siamo qui a Roma in piazza Cavour, alle nostre spalle lo vedete il palazzo della Corte di Cassazione imbragato per lavori di restyling, dicevi bene tu. Oggi giornata dedicata alle arringhe degli avvocati difensori, soprattutto per quanto riguarda gli imputati in qualche modo rimessi in gioco dal procuratore generale di Cassazione Riccardi, che ieri nella sua lunga relazione ha cercato di porre l'attenzione della Corte anche posizioni nuove, ad esempio per quel che riguarda in particolare l'ex prefetto di Pescara Provolo, condannato in secondo grado per omissione e falso. In questa vicenda in Cassazione Riccardi ha chiesto anche un nuovo processo per omicidio colposo in concorso, sia per lui che per quanto riguarda gli altri dirigenti della prefettura, ma nuovo processo sostanzialmente il PG lo chiede anche per i dirigenti regionali che non hanno attivato la carta valanga, e si ipotizza il reato in primo grado e secondo grado escluso di disastro colposo anche per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e per il tecnico comunale Enrico Colangeli. E allora questa mattina le arringhe di questi imputati da parte dei loro avvocati, sostanzialmente Marina, si è ricalcato quanto già ascoltato in primo e secondo grado, un sostanziale generale scarica a barile con la prefettura che ha lamentato la mancata comunicazione da parte della provincia della chiusura delle strade e del mancato funzionamento della turbina, la provincia che in qualche modo scarica le responsabilità al comune, che avrebbe al di là della percorribilità delle strade, della famosa strada provinciale 8, avrebbe comunque dovuto evacuare l'hotel. Insomma, stessa storia, stessa impostazione difensiva ovviamente già in primo e secondo grado, ribadita oggi in Cassazione. Ora c'è una pausa di un'ora, si riprenderà tra qualche minuto con l'arringa degli avvocati del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico comunale Enrico Colangeli, e a chiusura di queste arringhe dovrebbe esserci l'annuncio della riunione in Camera di Consiglio. Si spera di avere la sentenza in serata. Qui c'è pensiero comune che non è escluso che si possa che la sentenza possa slittare a domani mattina. Ad ogni modo, Marina, io annuncio adesso le interviste che abbiamo realizzato questa mattina con Gianluca Tanda, presidente del Comitato Parenti Vittime delle Rigopiano, che in qualche modo ribadisce quelle che sono a suo dire le pesanti responsabilità dell'ex prefetto di Pescara Provolo, e poi in qualche modo in risposta le dichiarazioni di Gian Domenico Caiazza, avvocato dell'ex prefetto di Pescara. Quindi possiamo mandare questi contributi realizzati con Diego Martelli, e poi la linea può tornare allo studio. Le richieste ieri del procuratore generale in Cassazione hanno in qualche modo rispolverato vecchie questioni, dal depistaggio alla responsabilità dei dirigenti regionali. È chiaro che adesso tocca aspettare. Sì, rispolverato, speriamo che questa volta vada a buon fine questo
Noi siamo qui fiduciosi, cosa dire, aspettiamo con stanchi perché siamo veramente esausti, sappiamo quello che ci aspetta perché se ritorniamo un'altra volta all'Aquila bisogna comunque ricominciare a essere presenti, a lottare, a stare lì sempre sul pezzo, però è chiaro va fatto. Certo, se finisce tutto qua capite benissimo che non è la giustizia che noi cercavamo. In ogni caso, dicevi prima, cerchiamo quantomeno, vista anche la scure della prescrizione, di salvare il salvabile. Sì, certo, è chiaro, l'impianto accusatorio, io l'ho sempre detto, sostenuto, era limitato, l'impianto accusatorio allora, e poi cioè, mille errori anche nella gestione, capisco che era un processo molto, era comunque una strage molto complicata, con molti imputati, con molte cose da vedere, però siamo andati qua con veramente una manciata di condanne, che fra l'altro, sì è vero, sono loro, ma mancano, ci sono dei grandi assenti, ecco. No, quello riguarda la pretesa di un nesso causale tra la convocazione, diamolo in questo momento per scontato, non corretta dell'organismo e l'evento drammatico. Non c'è nessun tipo di elemento che consenta questo, perché la disponibilità della turbina, l'indisponibilità della turbina sulla statale provinciale non è mai stata comunicata al prefetto, alla prefettura, mai, e di questo la prova è totalmente pacifica, non è contestata. Chi sapeva che non c'era una turbina disponibile non lo ha detto alla prefettura. Il prefetto avrebbe avuto i poteri, come poi ha fatto in altri casi, e poi quando ha saputo di questo, di far venire una turbina pure dalla Valle d'Aosta, insomma, non so come posso dire, perché ha poteri straordinari nazionali, ma se non glielo dici. Quindi noi diciamo come create questo, ecco perché ho parlato di cosa, un evento sovrannaturale, che cosa avrebbe dovuto determinare il mio intervento del prefetto sulla turbina se io non lo so che la turbina manca. Questo è l'assurdità di questa imputazione nei confronti del ministro. Avvocato, scusi, noi siamo per arrivati. Le richieste del PG sono una riapertura di un nuovo processo. Sì, l'accoglimento di questo ricorso, che è un ricorso completamente infatto. Vorrei che voi sapeste che 7 ricorsi su 10 in Cassazione, quando li facciamo noi avvocati, sono dichiarati inammissibili perché in Corte di Cassazione non si può riproporre una tesi, bisogna fare delle critiche tecniche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, non continuare a dire la stessa cosa che si è detto durante le indagini in primo grado e in secondo grado, che è esattamente quello che ha fatto la procura, tant'è che nell'atto non fa neanche riferimento a pagine, parti, passaggi delle motivazioni della sentenza impugnata. Se fosse stato un ricorso di un difensore sarebbe stato dichiarato inammissibile. Questo è il dato che io mi sento di affermare insieme a tutti i colleghi che lo hanno ribadito al collegio. Prendiamo atto che al momento si ascolta, ma io mi auguro che la Corte, sono certo che la Corte applicherà i principi che applica 7 ricorsi su 10, abbiamo invocato tutta la giurisprudenza su questo, questo è un ricorso totalmente inammissibile. Bene, Luca, naturalmente se ci dovessero essere novità potrei richiederci la linea, altrimenti l'aggiornamento è quello della TG della sera e ovviamente vediamo se uscirà la sentenza nella giornata di oggi o invece se verrà spostata a domattina. Luca Pompei, grazie. Sì, dimmi. A voi, grazie.